Poracci, sono fiero di voi, ormai neanche ci provate più a dare la risposta corretta e avete riempito i commenti di titoli a cactus di cane. Bravissimi. Però per andare avanti bisogna indovinare, sennò qua si rifinisce in stallo come le altre volte. Quindi altra scena ma stesso titolo. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai perdere la speranza. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, giuro. Parleremo dell'ultimo aggiornamento di Nintendo Switch che apre le porte a uno scenario abbastanza random e inaspettato. Discuteremo di quello che sembra il punto di arrivo delle conferenze dal vivo e anche del prossimo titolo targato From Software. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettere in loop Aquatic Ambience e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Iniziamo con qualche notizia al volo, riallacciandoci al TG Poro di ieri. Ci sono infatti delle novità riguardanti il porting su Nintendo Switch di No Man's Sky. Ieri abbiamo visto che il titolo arriverà tramite un porting nativo su Switch ad ottobre, non si appoggerà al cloud e si tratterà di una Complete Edition, comprendente tutti gli update che si sono susseguiti nel corso degli anni e che hanno reso il No Man's Sky del 2016 un gioco completamente diverso. C'è però qualcosa che è stato tagliato dall'edizione Switch, almeno in partenza. Su console ibrida, a quanto pare il gioco sarà un'esperienza single player e quindi esclusa la presenza del multiplayer online. Gli sviluppatori hanno comunque confermato che nel tempo il gioco continuerà a essere supportato e aggiornato anche su Nintendo Switch, quindi chissà, magari in futuro anche su console ibrida verranno aggiunte funzioni multigiocatore. Per ora però tenete a mente questo fattore se state valutando l'acquisto di No Man's Sky su Switch. Ad approdare esclusivamente in cloud è invece A Plague Tale Requiem, che sarà fruibile su console Nintendo soltanto in streaming. Abbiamo però la data ufficiale d'uscita di questo attesissimo seguito, che è stato accompagnato anche da un video gameplay bello corposo. Segnatevi questa data, il 18 ottobre. Io personalmente sono molto impaziente di vedere cosa si è inventata Sobo Studio per Requiem, anche perché reputo Innocence un grandissimo titolo, come già vi ho raccontato in uno dei miei video più visti in assoluto. Tanta roba. Le aspettative insomma sono altissime e vi ricordo che su Switch abbiamo il cloud, mentre su Xbox il titolo sarà al day one su Game Pass. La scelta non sembra poi così difficile da fare, no? Intanto continuano a emergere dettagli riguardanti Final Fantasy XVI e il suo combat system e vi dirò, non è che siano proprio incoraggianti. Il producer del gioco ha infatti presentato, sulle pagine di Famitsu, una feature che permetterà di rendere la difficoltà scalabile fino praticamente all'autoplay. Chi ha intenzione di giocare a Final Fantasy XVI soltanto per godersi la storia, volendo potrà procedere senza alcun problema all'interno dell'avventura. Tra i vari pezzi di equipaggiamento infatti ci saranno degli accessori specifici che ridurranno gradualmente la difficoltà di gioco, ognuno introducendo diversi sistemi di aiuto al giocatore. Si passerà dalle schivate automatiche fino a dei rallentamenti per consentire di pianificare le proprie azioni e via dicendo. Secondo Yoshida, questo Story Focus Mode consentirà anche a chi non è avvezzo ai titoli action di godersi l'esperienza complessiva di Final Fantasy XVI. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Quanto hanno reso action questo Final Fantasy? Va bene abbandonare la struttura dei combattimenti a turni, ma forse non si rischia di sconfinare in qualcosa di totalmente diverso rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un episodio principale di una delle più importanti saghe di JRPG di sempre? Va bene Poracci, passiamo alle notizie del giorno. Oggi è arrivato su NSO l'ultimo titolo Nintendo 64 presentato all'interno della roadmap di Nintendo, ma con Pokémon Snap arriva anche un aggiornamento che apre uno scenario abbastanza inaspettato, di cui dobbiamo parlare assolutamente. Innanzitutto, una cosa che mi fa molto ridere, visto che in molti mi avete chiesto se mai le ROM Nintendo 64 sarebbero state tradotte su Switch, con Snap avete finalmente uno dei pochissimi titoli a supportare l'italiano anche nel
nella sua versione originale, che quindi è stata riproposta su NSO. La cosa buffa è che le cartucce originali contenevano una sola lingua in base alla regione di commercializzazione, e così Nintendo, per non sapere né leggere né scrivere, ha schiaffato tutte le versioni possibili sull'app Switch, considerandole tutte come titoli separati. Così ora in home avete 4 o addirittura 5 versioni differenti di Pokémon Snap, questo per farvi capire quanta poca ottimizzazione c'è dietro a questi titoli. Comunque, con la patch 2.4.0 arrivano anche dei fix non resi pubblici da Nintendo, ma che il buon dataminer HotMillDome è riuscito a scovare, non senza qualche difficoltà. Continua il trend positivo per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'emulazione, e a questo giro tocca a Star Fox, Kirby, F-Zero e Mario Golf, che ricevono delle piccole ottimizzazioni interne che non generano dei risultati così tangibili come poteva essere il fix della nebbia in Ocarina of Time o delle collisioni in Kirby 64. C'è però anche un altro piccolo aspetto che per alcuni potrebbe rivelare le future intenzioni di Nintendo con la libreria Nintendo 64. Infatti, internamente all'app è stato aggiunto il messaggio: il microfono non può essere utilizzato impugnando il controller in questo modo. C'è chi vuole credere che dietro a questo messaggio ci sia la volontà di portare in futuro Eyu Pikachu all'interno dell'NSO, confermando tra l'altro la seconda ondata di titoli pensati per il servizio in abbonamento. C'è però un unico problema: il microfono in questione esiste solo su Nintendo 64 e la vedo molto difficile che Nintendo si metta a commercializzare una nuova periferica per giocare esclusivamente a un titolo così di nicchia presente solo all'interno di un servizio in abbonamento. Dai, Nintendo una cosa del genere non la farebbe mai. Molto probabilmente si tratta di un errore degli sviluppatori che hanno copia e incollato il messaggio dall'app del Famicom, quindi per ora fossi in voi non ci leggerei nessun leak in questa scoperta. Però dai, la questione rimane aperta. Adesso cosa succederà con il Nintendone su Switch? Quando è che Nintendo ci farà sapere qualcosa su un'eventuale seconda ondata di giochi Nintendo 64? E mentre aspettiamo il Direct e gli appuntamenti estivi videoludici volgono al termine, si inizia già a parlare della Gamescom, l'importante fiera europea che quest'anno si terrà dal 24 al 28 agosto, soltanto che le notizie a riguardo non è che siano proprio incoraggianti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio tramonto delle conferenze dal vivo nel settore videoludico. Quelli che prima erano appuntamenti imprescindibili per far toccare con mano le produzioni di prossima uscita e instaurare un rapporto diretto tra utenza, stampa e publisher, sono a mano stati soppiantati da eventi digitali, live streaming e trailer di presentazione. Quest'anno abbiamo visto il definitivo disfacimento dell'E3, che dopo un lungo periodo agonizzante è stata definitivamente sospesa. L'ESA ha promesso un ritorno in pompa magna per il 2023, ma c'è da chiedersi se da qui ai prossimi 5 anni ci sarà ancora spazio per questo tipo di convention. L'unico che sembra non voler mollare la presa è l'inossidabile Jeff Keighley, che con i suoi eventi è diventato uno dei pochi punti di riferimento di un'industria in cerca di una direzione. Il prossimo grande evento targato Keighley sarà quello della Gamescom, l'appuntamento più importante in Europa che quest'anno assumerà una duplice forma, proprio come la Summer Game Fest, ovvero sia di evento dal vivo che in streaming. Mentre Keighley inizia già a scaldare i motori, però, sono arrivate delle notizie non proprio incoraggianti per quanto riguarda l'organizzazione di questa edizione. Tra i grandi assenti della Gamescom 2022 ci saranno infatti sia Sony che Nintendo. Entrambi hanno confermato che non prenderanno parte alla manifestazione di Colonia, lasciando un vuoto difficile da colmare. Quindi da una parte abbiamo i grandi attori che si sono resi conto di poter gestire la propria comunicazione internamente tra State of Play e Direct, senza bisogno di appoggiarsi a eventi esterni, dall'altra Jeff Keighley che cerca in tutti i modi di attualizzare una formula non più così efficace, quella dello showroom, ma che continua a svolgere una funzione vitale per la sopravvivenza del settore anche a livelli medio-bassi. Secondo voi, poracci, qual è il futuro delle conferenze dal vivo? E chiudiamo con una notizia proprio dell'ultimo minuto, perché a quanto pare la nuova produzione From Software potrebbe essere dietro l'angolo. Hidetaka Miyazaki ha rilasciato un'intervista al portale giapponese 4Gamer, dove ha dichiarato che il prossimo progetto del suo team è quasi giunto alla fine dei lavori. Questo perché nel lontano 2018 il director era stato interpellato, sempre da 4Gamer, su quali progetti stesse lavorando From Software, e Miyazaki aveva risposto che dal 2016 il team era concentrato su 3 progetti e mezzo. Di che giochi si trattava? Beh, il mezzo gioco era in realtà il titolo pensato per la VR de Racine, poi il primo era Sekiro, mentre gli altri due al tempo non erano stati ancora annunciati. Uno dei due poi è stato svelato essere Elden Ring,
Quindi all'appello manca solo l'ultimo misterioso gioco, il cui sviluppo è iniziato nel 2016 e solo oggi è arrivato alla conclusione dei lavori. All'epoca della prima intervista Miyazaki definì i due titoli segreti produzioni tipiche di From Software, quindi sarebbe lecito aspettarsi un nuovo Souls-like, anche se tutti i rumor sembrano puntare sul sesto episodio della saga di Armored Core, una serie in stallo sin dal lontano 2012. Che si tratti di un simulatore di combattimenti tra robottoni o di un nuovo crudele Souls-like, senza escludere seguiti di brand già noti come Bloodborne, l'hype dei fan From Software è già alle stelle e presto potremmo avere il reveal ufficiale. Secondo voi, poracci, di che gioco si tratterà? Elden Ring 3? Il prequel di Bloodborne o magari un Battle Royale di Dark Souls free to play? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento a lunedì, come sempre, con un nuovo video. Voi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro From, Michele Software, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Oh.